Nell'ambito dei servizi di controllo disposti per l'emergenza sanitaria da coronavirus, i finanzieri del Comando Provinciale di Sassari hanno sequestrato in 3 distinte occasioni 65.000 mascherine risultate irregolari. L'intervento dei Baschi Verdi è partito dopo le segnalazioni di cittadini che indicavano la vendita in alcuni centri commerciali della città turritana di mascherine chirurgiche prive di indicazioni sulla loro provenienza, di istruzioni in lingua italiana e dei requisiti di sicurezza che potessero garantire la protezione a chi le avesse indossate. Le Fiamme Gialle hanno effettuato i sequestri prima che i dispositivi di protezione individuale venissero immessi sul mercato. I responsabili dei centri commerciali in cui sono state sequestrate le mascherine irregolari sono stati segnalati dalla Guardia di Finanza all'autorità giudiziaria e alla Camera di Commercio di Sassari e sanzionati per le diverse violazioni amministrative. I dispositivi sequestrati al termine dell'iter amministrativo e di specifici accertamenti sulla loro conformità potranno, dopo il nulla osta delle autorità competenti, essere distribuite nell'ambito delle esigenze legate all'emergenza epidemiologica. L'operazione di servizio condotta, si legge in una nota delle Fiamme Gialle, testimoniano l'impegno della Guardia di Finanza a tutela della salute dei cittadini e dell'economia nazionale, nel particolare momento che sta vivendo il Paese, schierandosi in prima linea nel concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e del contrasto alle frodi e alle pratiche commerciali illecite.